Buongiorno, stiamo trasmettendo da Radio Birichino nell'aula di lettura della Scuola Fontana, quarta A, e registriamo un podcast che si intitola Domande filosofiche per adulti strani. Faremo 8 domande. Io sono Afsa e questa è la mia compagna Miriam. Piacere. Allora sì che possiamo iniziare. Assolutamente sì. Adulti strani quindi? Sì. Bene. Ecco. Buongiorno, come si chiama? Mi chiamo Vincenzo Averna. Come ti chiami? Possiamo sapere l'età? Ah, così subito? 42, tra poco. Che lavoro fa oggi? Faccio il consulente fiscale in un'azienda di consulenza internazionale. È il lavoro che sognavi di fare da piccolo? Non proprio questo. Nel corso del tempo, però, mi sono appassionato. Hai ancora un sogno nel cassetto? Tantissimi sogni nel cassetto. Bisogna sempre averne qualcuno. Ce ne puoi dire uno? Ma secondo te si realizzano dopo? Possiamo dirlo? Ci proviamo. Sì, sì. Cosa mi piacerebbe? Guarda, uno appena uscito da scuola a giocare con Carlotta. Gli adulti sognano ancora? Certo, assolutamente sì. Bisogna sempre sognare per continuare a vivere bene la propria vita. Ok. Ti senti libero come quando eri bambino? Beh, proprio come quando ero bambino no, però ci provo ogni tanto a sentirmi come quando ero bambino. Che cos'è la libertà per te? Per me adesso? Poter fare quello che mi fa star bene con le persone che amo. Ok. Che cos'è la rabbia per te? La rabbia per me è un sentimento che ti fa sentire impotente di fronte a certe situazioni e che purtroppo talvolta non ti fa apprezzare in realtà quello che c'è intorno a te. Ah, ok. Sempre negativa? La rabbia? Secondo me sì, però talvolta può servire per liberarsi da dei pesi, può capitare. Ok, e qual è il segreto dell'amore e dell'amicizia? Il segreto dell'amore e dell'amicizia? È una domanda complicata questa. Allora, è difficile da spiegare, non c'è una soluzione. È un insieme di elementi e di situazioni che ti fanno stare bene in sintonia con la persona che ami o di cui sei amico. C'è differenza tra amore e amicizia? Secondo me l'amicizia è un amore di tipo diverso rispetto a un amore per una persona. Ah, ok. Cosa pensi quando ti viene in mente la morte? È una domanda un pochino difficile. Questa è molto difficile. Sì, sì. Non bisogna neanche essere adulti strani. Cosa penso della morte, mi hai chiesto? Sì. Penso che sia un momento in cui tiri le somme della tua vita, però poi è una grande incognita perché non sai cosa c'è dopo. Okay. Adesso ci puoi dire qual è il segreto della felicità? Il segreto della felicità? È quello che ti ho detto un pochino prima, che è parte dei miei sogni, poter stare bene con le persone che amo. Okay. Ok. Grazie per essere venuto qui e un saluto dalla quarta A. Grazie mille a voi per avermi invitato, è stato un piacere.